Grazie Presidente, io sarò veramente molto veloce perché mi voglio associare anch'io ai ringraziamenti per questa proposta che insomma affronta un tema estremamente attuale e che abbraccia tutta una serie di problematiche che vanno dal diritto al cibo fino ad arrivare allo spreco alimentare, dove evidentemente si mettono in rapporto quelli che non hanno accesso al cibo con quelli che ne hanno di superfluo. E quindi veramente un'ottima iniziativa. Io sono convinta che avrà un seguito che non finirà nel cassetto proprio per l'importanza che il tema assume e non dimentichiamo che è anche nell'Agenda 2030, per cui è uno stimolo veramente a fare in modo che venga realizzata. Voglio solo ricordare velocemente che come Presidente della Commissione Scuola il tema è stato affrontato il tema soprattutto nell'ottica di un'educazione alimentare. Qui mi ricollego alle ultime battute del collega De Priamo, perché per affrontare questo tipo di tema occorre innanzitutto, come dire, dare una educazione all'uso del cibo, educare all'uso del cibo, perché una cattiva alimentazione porta poi dietro di sé anche tutta una serie di altre problematiche che forse oggi non possiamo nemmeno permetterci, no? Vista la situazione sanitaria. Quindi mi riferisco a problematiche legate all'aspetto sanitario, ma perché no, anche all'aspetto sociale, perché una cattiva alimentazione, dove c'è un'abbondanza di cibo, determina poi fenomeni come anoressia, bulimia e di conseguenza anche atti di bullismo a cui siamo, ahimè, purtroppo abituati. E voglio solo ricordare che appunto il tema è stato attenzionato come nell'ambito della Commissione Scuola e quindi come Commissione noi prima della pandemia avevamo avviato una serie di progetti tesi proprio a una sana alimentazione e abbiamo organizzato una serie di convegni in protomoteca destinati, riferiti agli alunni delle scuole superiori di secondo grado, con, devo dire, anche una lista d'attesa perché l'adesione era stata veramente massiccia e poi la pandemia ci ha impedito di replicare. E voglio anche ricordare che per i bambini delle scuole dell'infanzia è stata organizzata presso l'Istituto Agrario Sereni, quella che abbiamo definito la giostra della salute, dove i bambini hanno potuto confrontarsi con la realtà del cibo proprio, hanno potuto spremere, le olive, vedere come si munge una mucca. Quindi è come anche è possibile ed è necessario attivare tutta una serie di norme igieniche legate anche questo al cibo. Quindi diciamo che i temi legati a questo, gli argomenti legati al tema del cibo sono tanti, per cui è assolutamente indispensabile affrontarli nella loro interezza e quindi anche personalmente, ripeto, mi voglio congratulare, voglio ringraziare quanti hanno proposto questa delibera. Ha ricordato il consigliere Diaco che anche come città metropolitana si sta affrontando il tema in un rapporto che già è in atto con l'assessorato al commercio, anche con l'assessore Montuori, un tema che era già iniziato con un percorso che era già iniziato con l'assessore Cafarotti e che quindi adesso sta continuando con il neo assessore Coia. Quindi grazie e finito, grazie.